Buongiorno, benvenuti a questa zuppa di porro di oggi, 1° settembre del 2019. Allora, settembre inizia con un'accelerata del governo Conte. Questo è il titolo dei due principali quotidiani italiani come diffusione, che sono Repubblica e Corriere della Sera, anche se, come vedrete, la declinazione di questa accelerazione è diversa secondo dei quotidiani. Conte prova ad accelerare, dice il Corriere della Sera, in cui c'è un pensoso fondo di De Bortoli che ci spiega: fossero, siano più onesti questi del Corriere della Sera e dicano la verità, e cioè, e questi del Corriere della Sera, scusate, un lapsus freudiano, questi del governo giallo-rosso, e dicano la verità, che stanno facendo questo governo e stanno cercando di trovare la quadra per non essere sconfitti alle prossime elezioni. Insomma, una specie di roba alla De Bortoli, quelle, no? Avete presente? Quella roba là. Questa roba qua. Allora, dopo il pezzo di De Bortoli, che potete veramente evitarvi, come Conte prova ad accelerare, che è il titolo del Corriere, andiamo su Repubblica, che è il giornale invece, diciamo, non esattamente filo giallo-rosso in questa fase, pressing di Mattarella, che mi sembra invece molto più facilmente comprensibile quello che sta avvenendo. Cioè, non è tanto Conte che prova ad accelerare, ma che si accelera, non c'è manco, cioè, con la sua Volkswagen al massimo se ne va a 60 miglia all'ora. Il pressing lo sta facendo il Presidente della Repubblica, Mattarella, che sta dicendo: ragazzi, qua non si scherza e dovete sbrigare a fare questo governo. Tra l'altro, io non mi ricordo, prima aveva messo un ultimatum al mercoledì, poi dopo c'è un'altra, insomma, come al solito in Italia per fare un governo ci vuole un sacco di giorni, anche perché non avendo vinto nessuno le elezioni non è facile riuscire a trovare le maggioranze parlamentari. In realtà ieri avevo già detto, l'altro ieri avevo già notato una cosa che oggi leggo scritta da Mario Giordano sulla Verità, e non solo Mattarella accelera, ma decide i quattro ministri fondamentali di questo governo. Non si riesce bene a capire secondo quale caratteristica costituzionale possa proprio decidere il Presidente della Repubblica, cioè sono vere e proprie scelte del Presidente della Repubblica: economia, esteri, difesa e vicepresidenza del Consiglio. A proposito della vicepresidenza del Consiglio, qua c'è tutto il contrario di tutto sui giornali. Di Maio, vice presidente, è ancora possibile secondo il Messaggero, secondo il retroscena del Corriere della Sera, mentre invece se tu vai sulla Stampa, su vicepresidente stallo totale, vuole fare il vicepresidente del Consiglio. Io un'altra cosa che non riesco a capire oggi dei giornali, che raccontano con diffusione di dettagli questa voglia di Maio di fare il vicepresidente del Consiglio, qual è, cosa è successo nell'ultimo periodo? Ma perché non è stato, o sbaglio, proprio Di Maio a obbligare Zingaretti a digerire Conte presidente del Consiglio? Cioè, in questo mondo pazzo, cosa succede? Zingaretti non vuol fare il governo, poi lo vuole fare spinto da Renzi, poi una volta che lo vuole fare dice discontinuità. Di Maio, con cui tratta Zingaretti, dice: devi beccarti Conte presidente del Consiglio, e poi Conte sta facendo di tutto perché Di Maio non faccia il suo vicepresidente. Questo è il mondo della politica, neanche Game of Thrones, questo è il gioco degli stronzi, ma lo dico francamente, perché poi esistono i rapporti umani. Ma insomma, io la trovo una cosa incredibile: quello stava facendo saltare il governo su Conte, che, parliamoci chiaro, ma chi è Conte? Mentre Di Maio è il capo politico di un movimento politico, Conte è un avvocato preso per caso, amico di buona fede, con quattro punte della pochette, questo è Conte. Tra l'altro, chi gli la fa queste quattro punte sulla pochette? Come si fanno? Io vorrei un tutorial di internet su come fare le quattro punte del taschino di Conte. E quindi, insomma, su Conte, che è diventato il grande statista secondo tutti quanti i giornali, andiamo avanti, mentre sulla vicepresidenza di Di Maio è tutto da vedere. Oggi da segnalare un'intervista di Renzi al Sole 24 Ore, che dice: governo per il PIL oppure non avrà i nostri voti. Poi si cerca di capire cosa sia il governo per il PIL senza avere i suoi voti, e una delle cose che dice è ridurre le tasse e non aumentare il, come si chiama, e non aumentare l'IVA. E allora adesso, siccome stiamo tutti quanti facendo soltanto degli slogan, questo slogan valeva anche per Salvini e Di Maio prima, cioè è evidente che non vogliono dire assolutamente una minchia questi slogan. Non ho sentito dire, per esempio, in questa intervista a Renzi, e neanche ovviamente dal Sole 24 Ore, che sta aspettando soltanto ovviamente qualche piccolo incarico di governo, come sempre avviene da quelle parti, lui, se Sole 24 Ore, cioè il grande, come possiamo dire, il grande
il grande deep state romano, e non voglio dire parolacce, beh, insomma, il Sole 24 Ore gli chiede: senti, toc toc, visto che noi teoricamente rappresenteremo gli imprenditori, sì, si fa per dire, ma il salario minimo, per esempio, aumenta o diminuisce il PIL? Toc toc, un'imposta patrimoniale, cioè quella che potrebbero pagare sui risparmi tutta la gente e sulle case, l'aumento dell'imposta sugli immobili, fa parte di questo governo o no? Non glielo chiede a Renzi, non lo chiede a Conte. Oggi il Forte e tanti altri, questo bisbiglio della patrimoniale oggi sul giornale, in realtà non so con quali prove dicono che le faranno. Io dubito che questi possano fare la patrimoniale. Già fanno un governo in cui faranno meno di credito sicurezza. Se fanno pure sti cazzoni la patrimoniale, oltre l'economia a scendere in picchiata, arrivano con i forconi a Palazzo Chigi. Ma lasciamo perdere. Il Sole 24 Ore oggi è straordinario perché ovviamente quell'impasto, guardate, il Sole 24 Ore, il Deep State è certi consiglieri di Stato, certi magistrati romani, certi che vive qua, no? Che vive ai Parioli, in Prati, e uno di questi è sicuramente Fabbrini, la Luis, questi grandi signori, no? Io ho una cattedra, ho un visitor follower della minchia a Stanford, e sti cavoli, insegna bene ai tuoi studenti a trovare un posto di lavoro, non in un'azienda pubblica, voglio vedere quanti studenti escono là che non siano quadri medi. Vabbè, ma comunque lasciamo perdere sta minchia di Luis. Ma il professore della Luis, quello pensoso, quelli sì per bene, quelli che non urlano, quelli che non vanno al papete, quelli che nella loro vita al massimo sono andati da Settembrini, no? a prendersi un caffè con quattro cazzoni. Beh, ecco, il professor Fabbrini, quello che ci fa le analisi intelligenti del Sole 24 Ore, da una parte c'è Renzi che ci spiega che questo sarà il governo per il PIL, sì, come? E dall'altra Conte, Di Maio, Toninelli, che diventerà presidente dei gruppi parlamentari, Bonafede, questo è il governo del PIL. Prima era il governo della minchia con il movimento di Salvini, che mi sembra molto più filo aziende, adesso con loro è il movimento del PIL, ma non ci fate ridere. E in questo movimento del PIL Fabbrini, che nella vita, se non avesse insegnato, avrebbe fatto le pernacchie, cosa mi dice? Sentite cosa dice, perché il punto vero è che queste cose le posso dire io, che vado al papete, anzi non ce vado al papete, io che mi diverto, ma un professore che fa il serioso scrive sulla prima pagina del Sole 24 Ore: il governo non avrà vita facile, bella scoperta, non solo, sentite bene, non solo per le frustrazioni di qualche leader in declino. Professore, il nome e cognome o ti caghi sotto perché la prossima volta vuoi un carichetto da un altro governo? Chi sarebbe questo leader in declino? Chi è? Quello che ha ancora il 30% dei voti degli italiani? E le frustrazioni che cosa sono? Un fatto psicologico o tu che insegni a degli studenti, chiunque oggi abbia una rappresentanza parlamentare può fare opposizioni non perché è un frustrato ma perché rappresenta gli italiani che non la pensano, professore? O non ti viene in mente che fuori da Stanford o dalla Luis ci sia una democrazia che non sia fatta da gente come te? No, non è possibile. Questo è il Sole 24 Ore. Renzi, Fabbrini. Perfetto. E fino al prossimo governo, in cui troveremo un altro Fabbrini, perché verrà velocemente sostituito del Sole 24 Ore, che potrà difendere il nuovo leghismo, il nuovo populismo, il nuovo che gli fa comodo al Sole 24 Ore, per poter trovare una portarsi a casa per qualche presidente, come la Marcegaglia, un incarico pubblico. Prodi dice molto più serio, perché Prodi è molto più serio di questi qua, perché fa il professore universitario, ha fatto il presidente del consiglio e quella roba là, ha cercato di prendere voti, una volta ha battuto Berlusconi per 60 voti, ma l'ha battuto. Meglio chapeau quando non fai Stanford ma sei giù in politica. Prodi, misure che spingano la crescita e nel contempo pongano rimedi agli squilibri sociali. E cosa sono i rimedi agli squilibri sociali? Più tasse, più redistribuzione, perché è sempre questo il concetto, no? Sempre questo il concetto. Vogliono la patrimoniale, ve l'ho detto al giornale, io vi dico la verità, non ci credo, cioè rispetto a quello che scrive ovviamente Forte sul giornale, ma voglio vedere se questi matti fanno la patrimoniale. E poi parte l'evasometro. Il 15 agosto è partito l'evasometro e trovo uno strumento che in realtà non vi fate spaventare. Oggi il Messaggero lo mette in prima pagina. Cioè, in realtà, se il 25% del vostro saldo sul conto corrente è superiore ai vostri redditi, vi possono fare un accertamento. E ovviamente la solita stronzata italiana che quando vengono a verificare i miei conti sono io a dover dimostrare di essere innocente e non loro a dimostrare che io sono colpevole. Cioè, la cosiddetta inversione dell'onere della prova. Sia chiaro,
introdotta dai governi di centrodestra, che fanno i fenomeni, ma sono loro ad averla introdotta, come l'abolizione della prescrizione l'ha portata pure Salvini, sta minchiata dell'inversione dell'onere della prova, cioè sono io che mi devo difendere, non loro che devono accusarmi, l'ha fatta per primo Tremonti. Allora, posto che queste robe le hanno fatte i governi anche di centrodestra, questo in realtà, come spesso avviene, è una specie di bazooka nelle mani della bestia statale, che può usarlo o non usarlo. Io preferirei che non ce l'avesse. Loro ce l'avranno, tutto sommato per il momento potrebbe non far male, ma io me la faccio fuori così, perché sanno cosa mangi, dove mangi, quanto paghi, chi paghi e tutto quanto. Io a un funzionario dello Stato queste cose non gliele vorrei dire. In Francia ritornano i coltelli e i fondamentalisti islamici che si iniziano a coltellare la gente per strada perché non leggeva il Corano, ma di queste cose nei giornali non si può parlare. Va bene, sarei così felice, dice Susanna, di avere un conto corrente UK, cambia poco, ben detto il Sole 24 Ore, 24 Ore riviste, Mattarella il burettino di Napolitano, non ci credo, oddio, l'evasometro, Francesca è arrivato. Noi ci vediamo lunedì sera a Rete 4, tornerà a parlarci Salvini e gli voglio chiedere ma perché ha fatto sta minchiata, nel senso non minchiata a chiudere il governo, io l'avrei rotto sto governo da mesi, ma non avere un piano B. Ciao.